Scienze Calcio 1919. Lo facciamo in questa bella istituzionale sede, quindi grazie al Comune di Piacenza per la presenza del vice sindaco Francesco Cacciatore, dell'assessore allo sport Francesco Cacciatore, di Roberto Gianelli del CONI, e abbiamo anche la rappresentanza della Federazione Italiana Gioco Calcio con l'avvocato Paolo Termini. Quindi diciamo, abbiamo tutto quanto ci può innalzare veramente a una campagna veramente importante con un partner organizzativo che oggi rinnoviamo, che è Banca Centro Padana, con qui al mio sinistro il direttore generale Marco Moreschi, che ringrazio della società per questa sponsorizzazione che rilancia su Piacenza, sul nostro territorio. Alla mia destra il presidente onorario Stefano Gatti e l'amministratore delegato di Prunge, che è la società che svilupperà in tutto e per tutto la campagna Prunge con delle novità, diciamo, da Serie A. Quindi noi non ci accontentiamo, vogliamo già impostare tutto quanto anche della semplice campagna abbonamenti, già come se fossimo una squadra già di altissimo livello, perché non lo siamo soltanto per la categoria che andiamo a disputare. Io direi di lasciare tutta la parola al direttore dottor Marco Moreschi di Banca Centro Padana, che per illustrare questo rinnovo di sponsorizzazione. Il microfono è già aperto, sì. Buongiorno a tutti, io a dire la verità ho poco da dirvi se non ringraziarvi per l'opportunità e sottolineare che una volta tanto, visto che negli ultimi anni ci stiamo veramente piangendo addosso, abbiamo avuto entrambi una stagione di soddisfazione e quindi mi piace pensare che magari ci portiamo anche un po' vicendevolmente fortuna, e con questo auspicio quindi ci siamo avvicinati con piacere e con entusiasmo a questo progetto che sosteniamo con vigore, auspicando che l'anno prossimo ci ritroveremo a ragionare con altrettanta soddisfazione di un'altra stagione positiva. Per noi la provincia, il comune di Piacenza è un territorio di grandissimo interesse. Stiamo facendo anche in questo senso degli investimenti molto importanti, alcuni dei quali devo dire stiamo portando avanti con un po' di difficoltà, ma stiamo portando avanti, e quindi con questi auspici una volta tanto positivi vi ringrazio e ritorno alla parola poi per la delucidazione degli aspetti di carattere più prettamente organizzativo. La novità che Banca Centro Padana capeggerà come secondo sponsor di Magna, quindi dopo la famiglia Ricci, in visibilità sul davanti della maglia, quindi sarà il secondo sponsor di Magna, e direi di dare la voce alla società, al presidente onorario Stefano Gatti, che insieme al presidente Marco Gatti ha sviluppato insomma sempre più questa sponsorizzazione, questa partnership. Vi ringrazio tutti, credo che c'è un partner molto importante. Abbiamo la speranza di vincere ancora anche quest'anno questo benedetto campionato, per andare più presto nei professionisti, e poi Piacenza Calcio spera e compete per il professionismo. Niente, spero che la piacentinità, i nostri tifosi ci stiano vicino, un po' tutti, perché è uno sport molto bello e Piacenza merita il professionismo, che noi cercheremo a tutti i modi di arrivarci il più presto possibile. Vi ringrazio. Spero che in tanti abbiano riconosciuto il giocatore che c'è alle mie spalle, perché è il simbolo, diciamo, di questa campagna abbonamenti, che tra l'altro è fatto da Reggio Di Prospero, penso proprio da te tanti anni fa, è Gian Pietro Piovani, e sarà il nostro, quindi lo ringrazio anche a nome di tutta la società, sarà il nostro simbolo della campagna abbonamenti, che verrà raffigurato anche sulla testa abbonamento. La novità di questa campagna abbonamenti è sicuramente l'apertura del settore dei vestiti. La società ha deciso e ha ritenuto
importante riaprire quel settore per cercare di non perderlo, perché comunque erano già due passa anni che era chiuso e penso che una società come Piacenza Calcio, che ha uno stadio importante come Piacenza Calcio, non possa avere una monotribuna ma deve avere degli spazi importanti. Il settore rettilineo purtroppo è inagibile, il comune si è attivato molto, moltissimo per cercare in tutti i modi di ripristinare gli istinti. Non saranno inizialmente sul punto di distinguere, quindi lo vedremo insomma nel corso degli anni, sperando anche di ospitare quello, come ha detto giustamente il Presidente, una categoria molto importante. Abbiamo deciso di impostare le cose come una squadra, come Piacenza Calcio faceva, ha sempre fatto. Avremo quindi una tribuna costituita da una tribuna laterale libera che vorremmo destinare un po' con servizi alle famiglie, due settori di tribuna. Una laterale numerata di seggiolini, una tribuna centrale, poi un settore laterale libera più verso la curva sud, chiamiamolo, che è quello che sarà destinato agli ospiti. I distinti dobbiamo popolarli, dobbiamo richiamare tutti i tifosi piacentini. Abbiamo deciso di fare un prezzo, una campagna con un prezzo popolarissimo, che è 55 euro per i distinti. Ma per i distinti è anche un obbligo per noi, perché ci sono dei posti per i disabili e una società come Piacenza non può che non essere attenta a tutto e per tutto quelle che sono i suoi tifosi. Avremo un bar, quindi dei distinti dedicati ai tifosi, avremo degli spazi, per certi versi i distinti si prestano molto di più che la tribuna a ospitare tante iniziative che mettono in campo con l'area del marketing. Dicevo, Piovani ha figurato, quindi grazie a Federico Zucca che da tutta la parte web e grafica sta sviluppando. Avremo un campionato che stiamo presentando una campagna con la media proprio prima di sapere in che gironi siamo, quante partite abbiamo, però volevamo dare subito sfogo ai nostri tifosi, quindi abbiamo già indicato le 17 partite che tendenzialmente saranno quelle che poi andremo a disputare in casa. I prezzi sono 55 euro distinti, avremo poi una serie di prezzi con tante agevolazioni, abbiamo inserito anche l'agevolazione e riduzione per le donne, under 18 e 65, gratuito per gli under 12. Dove si potrà abbonarsi? Presso tutte le filiali piacentine di Piacenza Provincia della Banca Centro Padana, quindi oltre via Manfredi e Piacenza, via Colombo, ex Banco di Creta, anche a Borgonovo Valtidone, Castel San Giovanni, a Vico Barone, a Trevozzo e nella sede per anche quindi rabbracciare i tifosi, tanti gruppi di tifosi piacentini del Basso Lunigiano, anche nella sede di Guardamiglio da domani, quindi l'apertura ufficiale da domani. Vorrei adesso presentare anche Giorgio Bertolini, che è un po' la novità aggiornamento della nostra campagna abbonamento, perché metteremo in vista delle attività anche per comprare online, quindi online l'abbonamento e iniziative che possono coinvolgere sempre di più i nostri tifosi. Ovviamente in Serie D inizieremo pian piano, ma vogliamo già dare adesso una scossa per palcoscenici sicuramente migliori. Giorgio, lascio la parola a te per spiegare chi è Plunge e quello che andrà a sviluppare. Buongiorno a tutti. Plunge è una società che gestisce la vendita di viaggi online con i punti vendita, con la caratteristica di sfruttare delle funzioni anche social, in maniera tale che appunto si riesca a trasformare l'acquisto del biglietto non più solo in un'azione sterile e neutra, ma attraverso questo acquisto anche online lo si possa condividere e invitare altri amici a venire allo stadio, che comunque sappiamo che Piacenza è una piazza importante, dove le persone sono molto attaccate alla squadra, e anche in Serie D è giusto dargli degli strumenti ai tifosi, quindi diciamo storici e molto affezionati, di risvegliare anche gli amici che magari hanno abbandonato lo stadio. E con il Piacenza siamo appunto contenti di fare un progetto innovativo che speriamo porti ancora più tifosi in questo bello stadio. Grazie. Noi abbiamo tanti, stiamo cercando di implementare molto semplicemente tante novità e tante persone che vogliono scommettere sul Piacenza, perché Plunge
comunque sono dei giovani che hanno avviato questa azienda milanese che si sta sviluppando molto e hanno deciso di proprio investire sul Piacenza Calcio, sui tifosi, perché noi tutto quello che andremo a realizzare nel rimando che ci sarà pensato sicuramente per i tifosi. I tifosi per noi sono il nostro valore aggiunto, sono qualcosa di imprescindibile e quindi cercheremo di implementare tante iniziative, tante cose soprattutto per loro. Dimentichiamo di dire per gli abbonati, ovviamente avremo una lista di agevolazioni per tutti quelli che sono abbonati, la comunicheremo tramite il nostro sito internet a settembre, una volta che avremo integrato e definita,